start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su LEGO Bricktales, un gioco uscito il 12 di ottobre di quest'anno, ovviamente, quindi da pochissimo. Costa 30 euro su Steam ed è un gioco appunto a tema LEGO, l'ennesimo tema LEGO dopo i classici giochi di avventura. Qui ci troviamo di fronte a dei puzzle game, dei puzzle da risolvere. Abbiamo di fronte a noi il Luna Park del nonno, c'è tutta una storia da seguire ed è un gioco che potrebbe essere dedicato sia ai grandi che ai bambini, oppure perché no, insieme con un figlio, con un nipote, con un bambino, insomma, ci potete giocare. Si gioca con, tranquillamente con il pad, ma anche con la tastiera. Noi stiamo giocando con la tastiera e ho appena finito il tutorial, quindi entriamo, quindi ho completamente zero, ma ho completato il tutorial, che ho trovato molto interessante. C'è questo robottino qui, che lui, adesso non vi spoilerò tutta la storia, lui è andato nel futuro, in pratica è tornato e ci ha aiutato, diciamo, nel tutorial, nelle missioni iniziali. Ora, dobbiamo esplorare e dobbiamo andare a... Ok. Allora, vi premetto, se siete dei fan della saga LEGO, uno dei giochi che vi consiglio è LEGO Worlds, che è veramente bello. Quello è libero, qui non è la stessa cosa, adesso vi faccio vedere perché ha delle meccaniche molto carine secondo me. Allora, appena precipitato un aereo, ma ovviamente là non ci possiamo andare perché dobbiamo arrivare lì in cima e man mano andare a risolvere i vari puzzle. Dobbiamo costruire una rampa. In sintesi, noi possiamo piazzare queste cose e poi fare un test, cioè in pratica ci sono delle zone che sono fisse, che sono queste, e dobbiamo costruire una zona che sia efficiente e quindi che non cada sotto il nostro peso. Adesso io tutti i tasti onestamente non me li ricordo, perché c'è modo di, con Shift e Control, di spostare i blocchi o solo in verticale o comunque solo in orizzontale. In pratica adesso se noi facciamo questo test, vediamo un attimo se... perché adesso ho usato dei blocchi purtroppo che sono troppo grossi. Adesso vediamo se riesco a incastrare questo. Vediamo se funziona. Vedete, con la simulazione ci viene mostrato se... Ok. È fattibile. Quindi abbiamo terminato la costruzione e andiamo avanti. Ma sicuramente le cose si complicheranno ora. Perché la trovo molto bella come cosa, cioè andare avanti man mano, ingegnarsi per costruire. Perché vedete, se io adesso posizionassi questa cosa fatta in modo un po' così raffazzonato, adesso vi faccio vedere, poi ci pensiamo dopo, insomma. Vedete, io inizio a piazzare da tutti e due, da ambo i lati, sono in dislivello mi pare. Sì, giustamente, perché io adesso posiziono questa qui, questa la posiziono qui, non è detto che funzioni, vediamo. No, invece sono molto fortunato e funziona, perché potrebbe anche cadere, perché rispetta comunque le leggi fisiche. Poi, vabbè, non c'è modo di cadere, quindi in pratica si va avanti che piuttosto tranquilli. Ponte bello solido, ma che ne dici di usare tutta la tua creatività? Guarda qui. Ah, praticamente qui ci sta consigliando di fare qualcosa di meglio. Puoi passare a modalità libera. Ah, ok. Quindi praticamente possiamo andare a costruire delle cose supplementari. Ah, praticamente una cosa del genere, cioè per... adesso, scusate, ma vedete che adesso, tenendo premuto Shift, lui me lo muove però sempre sullo stesso piano di altezza. Sapete che non so cosa voglia che io faccia esattamente questo tizio, però vediamo, se io prendessi questo, vedete, con Q ed S e con Q ed E, scusate, lo muovo in verticale. Vedete, posso piazzare così e fare queste cose, ma vabbè, io simulo, tanto funziona lo stesso, quindi funziona, ho terminato e non mi interessa, grazie mille, vado avanti. Allora, si continua l'avventura da questa parte, viaggiamo verso nord e andiamo verso quell'aereo. Archeologa, emotiva, sono in trappola, alcuni minuti... un momento, quella statua laggiù risale al tardo, vabbè, paleolitico, una roba del genere. Devo assolutamente aggiungerlo ai miei punti di ricerca. Cosa stavo dicendo? Ah sì, ve la ricordo, sono in trappola. Ok, arriviamo noi. Non preoccuparti, ti tireremo giù.
in un questi termini qui li ha imparati grazie agli alieni che lui ha conosciuto nei suoi viaggi nello spazio, che noi non siamo ancora in grado di comprendere. Qua abbiamo la possibilità di ispezionare. È stata tenuta ferma dalle liane, potrei spezzarle se solo fossi abbastanza forte da riuscirci. Ok, quindi non possiamo. Vabbè, saliamo su, vediamo se c'è qualcosa da fare. Fermati. Sembra che la piattaforma non possa aggiungere altro peso. Ok, dovremmo creare un sostegno. Ok, qua dovrebbe sbloccarci la missione allora a sto punto. Ok, eccola qua. Space, vediamo. Entra, vediamo. Vediamo. Questa è tosta, eh. Cioè, più che altro... Scusate, simula. Ah, ok, deve reggere il peso. Ok, adesso ho capito. Allora, praticamente la piattaforma è così. Dovremmo fare qualcosa. Abbiamo magari... Vediamo se è giusto. Vediamo se... Ok, 1, 2, 3, 4. Poi iniziamo a facciamo una cosa proprio buttata lì così. Giusto per vedere se effettivamente funziona. Perché poi si può ruotare. Adesso ho sbagliato a posizionare. No. Vediamo un attimo se... C'era il modo di ruotare. Cliccando, ecco. Così distribuiamo il peso. In modo giusto. No, continuo a toglierlo per sbaglio. Allora, clicco. Ok. Vediamo un po'. Così. Mannaggia. È un po' tecnicamente difficile applicare bene il peso, ma va bene. Vediamo se così regge. No. Ok. Bisogna fare qualcosa, assolutamente qualcosa che sia in grado di reggere il peso. Quindi questo potrebbe appiccicarsi qua sotto. Sì. E il problema è questo. È che a livello tecnico giochi di questo tipo hanno sempre questi problemi qui. Allora dovremmo trovare il modo di... Continuo a sbagliare. Parallasse maledetta. Ok, qua vedete che l'abbiamo piazzato. Vediamo se... Ok. Vediamo se regge così. E vedete che mi dice adesso io tengo premuto shift control, vado su, vedete che ok, sarebbe giusto così. Ok, e vediamo se con questo riesco a metterlo. Allora alziamolo. Non me lo fa alzare perché siamo nella zona proibita. Allora è un po' un problema. Poi graficamente è molto 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 carino. Allora no, dovrei avere una possibilità di piazzare qualcosa qui. Vediamo un po' se così riusciamo a metterlo. Ok, tecnicamente regge. Abbiamo distribuito il peso. Queste mi fanno impazzire, queste cose. Ok, abbiamo, vedete, la costruzione che abbiamo fatto l'abbiamo messa qui. Possiamo andare a perfezionare e quindi migliorare la nostra... Ok, salve. Parliamo. Questo posto è incantevole. Sono qui da meno di 5 minuti e ho già visto un mucchio di cose. Grazie per il vostro aiuto. Per il vostro arrivo e la prossima a credere nella maledizione dello spirito della montagna. I miei sensori non rilevano alcuna forma di vita. Eri da sola? No, eravamo in tre, pilota, un giornalista e io. Non mi preoccuperei troppo se per la prima sa badare se stessa. Il vero problema è il giornalista. Sono sicura che tre rimasse così tanto la paura da far scuotere anche l'aereo in volo. Capisco, li troveremo entrambi. Il pilota ha urlato qualcosa su un atterraggio d'emergenza, l'abbiamo visto. Vedete questa frusta, ogni archeologo dovrebbe averne una. O almeno i liberi professionisti. Le fruste sono un incubo per gli uffici legali aziendali. Ok, abbiamo preso... Ok, così possiamo dondolarci e raggiungere... Ok, vediamo un po' come funziona questa meccanica qua, perché adesso è tipico dei Lego aggiungere meccaniche. Ok, andiamo avanti, entriamo nel tempio. Mi piace perché, vabbè, l'avevo già provato, partivo già con un'idea, ma il fatto che sia... Allora, i giochi Lego ci sono gli action in cui giocate in cooperativa, dove si spacca tutto, si va avanti, si uccidono i nemici, insomma... E poi ci sono giochi tipo questo, o quello che è uscito un anno, due anni fa, sempre puzzle game, che ve lo giocate con i vostri tempi.
Questo è molto bello. Qua dobbiamo fare backtracking perché qua oltre questo non possiamo andarci, quindi dovremo trovare qualcosa che taglia. Tecnologia aliena, mi racconta che lui ha avuto, vabbè, vediamo un attimo. Perché poi ci sono vari biomi, il gioco dovrebbe durare, da quello che ho visto, da chi l'ha finito, tra le 10 e le 15 ore, ma completandolo sicuramente non al 100%. E quindi cosa devo fare? Andiamo su. No, non si passa. Premi shift per schiantarti al suolo. No, ok, questa è un'altra meccanica. Ma quindi? Devo farlo qui? Che bella sensazione, cerchiamo qualcosa da far cassare. Qui? No, non si può più andare di là. Vediamo se devo far cassare qualcosa qui. No, salgo qui allora. Magari mi fa distruggere. Infatti, eccolo qui. Niente tagli, ma questo mega salto va bene. Lo sto giocando a dettaglio massimo, quindi. Questa è la Full HD e dettaglio ultra. Poi, secondo me è giocabilissimo anche col pad e forse anche meglio rispetto alla tastiera. Ah, ok, ci ha fatto fare il giro da qui, così passiamo di là e poi passiamo di là e apriamo il forziere. 50 banane. Ok, e quindi? E quindi? Possiamo andare di qua? Sì. Cioè, adesso che abbiamo preso le banane, si va di qua. Cerca gli altri sulla cima della montagna. Va bene, usiamo la frusta, così scendiamo. E vediamo se. Ah, possiamo perdere le liane adesso. Ah sì. Bene. Ah, e usiamo questo. Ok, perfetto. A ruoto. Col mouse. Ottimo. La cosa incredibile è il fatto che sono tutti pezzi realmente esistenti, quindi. Che spettacolo. E qua bisogna replicare. La statua della scimmia, ma fatemi un po' vedere com'è perché adesso. Ah, ok, è qua davanti. Ok, devo replicare quella. Allora, praticamente, vediamo un po'. Questo è di lato, quindi bisogna fare così. Ok. Il dietro è il blocco capovolto, quindi dovrebbe essere. No, assolutamente no. Questo. Credo. Allora, è un cubo. Potrei, non lo so. No, è un cubo capovolto. È questo. Ecco qua. Così. No, è così. Ok. Ok, giusto così. Poi. Sì, beh, questo è semplice, quindi qua davanti dovrebbe essere così. Così. E dietro questo. Sì. Poi abbiamo il becco. Il becco, la bocca. E questo per finire sopra. Così. Dovrebbe essere a posto.
Carina anche questa cosa. No, ma si presterebbe davvero, davvero molto bene con essere giocato, diciamo, con un bambino, con un nipote, un figlio, insomma. Perché comunque ci si mette lì insieme e si cercano di replicare le cose. Ma quindi... Non... Ah sì, dovrei girarlo di là allora, per metterli uguali entrambi così. Sì, infatti, puzzle molto semplice. Talmente bello che non ho voglia neanche di spoilervelo ulteriormente. Il gioco non costa poco, ma secondo me per gli appassionati non sarà un problema spendere 29,99. Per gli appassionati dei Lego, ripeto, se cercate di qualcosa open world con mille cose da costruire, andate 100% su Lego Worlds, che se non sbaglio è doppiato anche in italiano da Claudio Moneta, lo stesso di, che non c'entra niente, ma di Shepard di Mass Effect. Questo non si sa cosa sia, ma intanto io qui demolisco. No, non si demolisce. Andiamo avanti, dai, ne faccio ancora uno. Vediamo se abbiamo un puzzle. Qua c'è un teleporta, ma soprattutto che non funziona, credo. Infatti, dobbiamo costruire qualcosa con delle assi. Vediamo un po'. Porta il robot di testa al traguardo. Ok, voglio vedere il robot. Guardate che da dove parte. Ok, parte da lì. Va bene, perfetto. Quindi, come cacchio lo porto io su? Cioè, dovrei portarlo su. Il problema è che devo andare stando all'interno di questa zona qui. Fatemi vedere. No, il robot sale di là. Ma non ha senso tutto questo. Allora, aspettate un secondo. Lui parte e va di là. Quindi giriamo questo, lo mettiamo qua. Ok, quindi il robot parte e sale. Ma è troppo alto. No, secondo me devo metterlo qui. Qui sicuro. Però magari anche qui. Allora, vediamo. Così. Sì, così. Ok. Poi. Così. Vediamo se parte giusto. No, ma parte di là. Cioè, parte di là il robottino. Non capisco perché. Ah, boh. Vediamo, se tolgo questo. No, lui gira di là comunque. Quindi non so se va messo questo qui, così. No, non me lo lascia mettere questo. Dice che è fuori. Infatti non costruisce lui. Non buono. Vediamo un attimo se riesco a fare qualcosa di alternativo, tipo così. Questo è troppo alto. Vediamo se poi piazzando questo qui dovrebbe già essere un altro, perché questi qua secondo me sono i perni per costruire qualcosa. Dovremmo averne di sufficienti per fare tutto. Così e così. Sono gli unici così stretti. Ok, no. Vediamo così. Ok. Allora. Facciamo una cosa molto più semplice. Piazziamo questo qui. Così. E magari... mettiamo questo più lungo. Girato così. Vediamo, abbasso con questo. Ok, così il robottino tecnicamente dovrebbe salire, credo. Sì, infatti. Ok, perfetto. Ok, così va bene. Però dobbiamo mettere un perno. Quindi lo mettiamo qua sotto così. Vediamo se regge. No, ma non me lo fa fare perché? Perché non è piazzato sotto. Mannaggia, eccolo lì, così,
così è piazzato, vediamo se regge il peso. Sì, dovrebbe reggerlo così. Poi questo lo mettiamo qui e li regge e mi sta bene. Dopodiché lui è salito, potrebbe continuare di qua. Vediamo se funziona fino a questo momento. No, qua inciampa. Perché inciampa? Perché c'è un gradino troppo... No, si sgancia lì. Niente, ma vedi che bellissimo tutto questo, è bellissimo. Allora, così in mezzo, vediamo se regge meglio. No, va puntellato, così. No, ma si sgancia comunque. Porcaccia miseria. Magari non questo, ma questo. Che magari è più resistente. Vediamo un po', così. Vai su. No. Veramente, veramente fastidioso tutto questo. Facciamo così. Così, e ne metto anche un altro. Metto lì sotto e gli dico di andare su. Ok. Così è puntellatissimo, non si stacca. Infatti. Ok. Vedete già qualcosa. Poi. Qua serve un gradino. Un gradino che potremmo mettere, anziché sopra, lo mettiamo sotto. Allora, su, sali. Molto bene, così. No! Così. No, devo metterlo sotto, trascinarlo sotto. Sì, ma poi ci si fa la mano, eh. Ve lo dico, perché... Vediamo un po'. Sì, molto bene. Però dobbiamo salire. Dobbiamo assolutamente salire. Quindi bisogna fare, sfruttare questo, che è leggermente più in alto, e andare su. Allora, così. Così. E siamo su, poi così, no, magari anche così, così mi cade, però troppo pesante. Però ha una bella struttura questa, che potrebbe no, bisogna puntellare questo, ottimizzare assolutamente questa. Aumentando lo spessore qui. Allora, posizionato malissimo, però vabbè. Allora, così fa il gradino, così fai un altro, e adesso dovresti salire di due, tipo. Però forse così ce la facciamo, così, e poi così, così. Vediamo se ce la fa. Così vediamo anche dove abbiamo sbagliato. No, ce l'ha fatta, fantastico. Ottimo, molto bella, perché ce la ritroviamo qua. Questa vita è un po' a cazzus, però non male, non male. Qua si continua verso una nuova zona. Allora, gioco veramente, veramente molto, molto bello, anche perché c'è la storia che va avanti, la esploriamo, totalmente chill, si fa andare la materia grigia ed è una buona cosa. Quindi io mi sento di insomma, l'avete visto, mi sento di consigliarlo. Non costa poco, senz'altro, però è un gioco brandizzato Lego e tutto quello che comunque ha un brand dietro. Non può essere un indie, non può essere economico, ma è un bel puzzle game, bello originale. Poi non sarà il gioco della vita sicuramente, però se ve lo giocate voi come passatempo o con bambini, con la voglia di costruire e sperimentare, è veramente veramente molto bello. Qua c'è la possibilità di personalizzare il vostro personaggio con i vari visi, così, niente di che. Però diciamo, il massimo della personalizzazione, dei set di costruzione, tutte quelle cose lì, vi consiglio invece il Lego Worlds, che è totalmente l'opposto di questo. E qua abbiamo preso una frusta. Ah no, la frusta ce l'avevamo già, giustamente, e ce l'ha tenuta. Ma qua possiamo salire qui e non so fare cosa, perché qua non c'è nulla, ma sicuramente avremo qualcosa da sbloccare dopo, magari. Ragazzi, questo era Lego Brick Tales. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Intanto siamo al 13%, 48%,
storie di questo capitolo, perché sono vari biomi, uno scrigno su 13, ci sono i soliti animali da scoprire, collezionabili, insomma la mappa è questa. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!